Concessionaria Siena Motori. Vieni a trovarci nelle nostre quattro sedi tra Siena e Poggibonsi. Auto nuove, chilometri zero e usato garantito Spoticar. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Canale 3 Toscana. La Media Etruria si farà a Creti, nella Val di Chiana Rettina. Ad annunciarlo in un comunicato è il Ministero delle Infrastrutture. La decisione è arrivata dopo un tavolo tecnico voluto dal Ministro Matteo Salvini, a cui hanno partecipato anche Rete Ferroviaria Italiana e la Regione Toscana e Umbria. Questa soluzione, tra l'altro, potrebbe essere accolta positivamente dal Comune di Siena, che per Creti aveva espresso giudizi positivi. La vera vincitrice è l'Umbria, che con la presidente Donatella Tesei, leghista come Salvini, aveva sempre paventato come scelta questa come la migliore. Le minori risorse dal Ministero, l'atavico problema di alcune scuole di specializzazione. Sono due i problemi che stanno affliggendo l'università in questi giorni e su cui si sta focalizzando per trovare soluzioni il rettore, il professor Di Pietra. L'ha sentito per noi Catiuscia Vaselli. La convinzione di Roberto Di Pietra è che la scure del Ministero verso gli Atenei pubblici finisca per avvantaggiare le università telematiche. Se si riducono le nostre possibilità di manovra e altri invece hanno libertà di manovra diciamo in tutte le direzioni, questo purtroppo non è un fatto positivo. Il rettore è tornato a parlare di quel taglio alle risorse pari a 3,7 milioni di euro nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario. Quest'anno per l'Università di Siena sono in arrivo 112 milioni di euro. 12 mesi fa erano oltre 115. Un colpo duro, nel senso che per noi significherà dover rivedere determinate strategie, fare purtroppo dei tagli necessari per recuperare risorse a fronte di queste minori risorse che ci provengono dal finanziamento ordinario del Ministero. Da un problema si passa all'altro, quello delle iscrizioni nelle 33 scuole di specializzazione di area medica. Ad ora è stato coperto il 60% dei posti assegnati, ma alcune realtà come l'emergenza urgenza o l'anestesia soffrono per la mancanza di specializzandi. Prova a dare una mano all'università e al comune, che sul tema ha convocato un incontro. Emergenza urgenza, che è chiaramente una scuola di specializzazione che soffre da anni una mancanza di attrattività o di ridotta attrattività, e chiaramente se il Comune ci vorrà aiutare a trovare degli elementi che migliorino con il loro contributo l'attrattività verso queste scuole, noi non possiamo che esserne contenti. La criticità comunque resta nazionale. Bisogna rimettere diciamo in sesto un tema che è quello della medicina del territorio. Bisogna lavorare in questo senso, bisogna mettere e offrire delle garanzie a chi ha un'attività professionale dentro le strutture ospedaliere che per esempio lo tuteli dai rischi professionali. Ecco, secondo Di Pietra, cosa andrebbe fatto. Dare qualche riconoscimento in più a chi sceglie questo tipo di specializzazioni potrebbe essere una via. Forse offrire dei benefit a chi sceglie questo tipo di professione. La ricerca è sempre più difficile, ma i risultati si possono comunque ottenere. Il messaggio che ha voluto lanciare l'Università di Siena in occasione della prima edizione della giornata della ricerca di Ateneo, un evento dedicato a valorizzare il ruolo centrale della ricerca scientifica nel progresso delle società moderne. L'obiettivo è creare confronto e dialogo tra ricercatrici e ricercatori dell'università, il mondo delle imprese e gli stakeholder istituzionali. Ci racconta tutto Pietro Federici. La ricerca è sempre più difficile, ma i risultati si possono comunque ottenere. È il messaggio che ha voluto lanciare l'Università di Siena in occasione della prima edizione della Giornata della Ricerca di Ateneo, un evento dedicato a valorizzare il ruolo centrale della ricerca scientifica nel progresso delle società moderne. L'obiettivo è creare confronto e dialogo tra ricercatrici e ricercatori dell'università, il mondo delle imprese e gli stakeholder istituzionali. In Italia abbiamo sempre avuto scarsità di risorse per la ricerca, scarsa attenzione alla ricerca. Nonostante questo nelle università pubbliche, all'Università di Siena si fa ricerca di eccellenza e oggi facciamo vedere la nostra capacità di svolgere ricerca. Questa giornata è dedicata un po' a noi stessi per confrontarsi, per fertilizzare diversi campi della ricerca, ma poi vogliamo anche che l'Università di Siena sia un palazzo di cristallo, cioè
perché i cittadini, le imprese, tutti gli stakeholder possano vedere internamente cosa noi facciamo. In particolare, oltre ai numerosi progetti di ricerca nelle diverse aree scientifiche, sono stati presentati due keynote speech, il primo tenuto dal professor Giovanni Dosi della Scuola Sant'Anna di Pisa, che ha affrontato il tema della natura ed etica della scienza moderna, mentre il secondo, tenuto dal professor Sergio Matteo Savaresi del Politecnico di Milano, si è basato sul trasferimento tecnologico nel settore dell'ingegneria. Vogliamo far vedere che facciamo cose utili sia per la crescita economica sia per migliorare la salute dei cittadini. La ricerca è l'unico strumento per garantire un futuro migliore del nostro paese. Purtroppo le risorse che abbiamo sono poche. Cerchiamo di fare il massimo con questa scarsità. Siamo però fiduciosi di dare un contributo importante a Siena e all'intero paese per uno sviluppo del nostro futuro economico. E a proposito di ricerca universitaria, questa mattina ho avuto il piacere di moderare e ascoltare gli interventi di tutti i ricercatori dell'Università di Siena, c'erano presenti le nostre telecamere. Domani sera alle 21 vi manderemo in onda il primo piano proprio dedicato al lavoro dei ricercatori dell'Ateneo Senese. Continuiamo il nostro telegiornale, ancora non si dice soddisfatto il consigliere della regione per la crisi aziendale Valerio Fabiani, nonostante la comunicazione di Avicop di aver ingaggiato un advisor per favorire la reindustrializzazione del sito di Monteriggioni. Per il consigliere la stessa società del gruppo Amadori deve compiere ogni sforzo per favorire l'ingresso di nuovi investitori nell'area. Ci racconta tutto Marco Crimi. Si dirà soddisfatto solo quando vedrà il nuovo investitore per il sito di Monteriggioni, ma almeno Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per le crisi d'azienda, può incassare il fatto che Avicop ha ingaggiato un advisor per favorire la reindustrializzazione dell'area, punto chiave dell'intesa con la regione dello scorso giugno. Il messaggio, lanciato al gruppo che esegue le macellazioni per Amadori e che lascerà l'immobile nel breve futuro, resta comunque chiaro. C'è bisogno che chi ha compiuto questa scelta, come dire, ecco, faccia tutti gli sforzi necessari e per poter aiutare, diciamo, tutti i soggetti ad arrivare all'obiettivo che condividiamo, che è quello appunto di reindustrializzare quel sito. Limpida poi la strategia per tutelare i 200 addetti rimasti senza occupazione. Quel che conta è il lavoro quotidiano e concreto che i soggetti, l'advisor incaricato, Amadori, che naturalmente non deve venir meno, diciamo, da questa responsabilità, la stretta collaborazione con l'amministrazione comunale che conosce il sito, che ha gli strumenti urbanistici, che ha il polso della situazione e naturalmente il supporto della regione che non è mai mancato. Ecco, però questo è il percorso che conta, che va incoraggiato e che va sostenuto. Fabiani interviene anche su Beko a una settimana dall'incontro in regione sul tema. Il silenzio a cui assistiamo in queste settimane deve essere necessariamente superato. Per le dimensioni del gruppo, per la presenza in molte regioni del gruppo e anche per l'articolazione dell'operazione che ha visto, diciamo, che ha determinato il passaggio da Whirlpool a Beko. A 25 anni dalla sua proclamazione a compatrona d'Europa, Santa Caterina viene celebrata a Siena dai suoi concittadini questa mattina. Avete potuto seguire in diretta su Canale 3 la cerimonia presieduta dal Cardinale Iudice nella chiesa di San Domenico, alla presenza dell'autorità e delle contrade. Lo Iudice ha evidenziato quanto Caterina fosse vissuta provando a cambiare le cose con coraggio e intraprendenza, forse per questo è il grande riferimento anche oggi e non soltanto per i fedeli. L'occasione è stata anche quella per il Cardinale di parlare della riunione della CET che si è svolta per la prima volta a Siena. Per noi c'è Aldo Tani. Di fronte all'occasione di provare a cambiare le cose, non si era tirata indietro. Donna di fede sì, ma anche figura intraprendente, in grado di lasciare il segno in contesti non propriamente ecclesiastici. E lei ha sentito dentro di sé questo dovere fondamentale di non fermarsi, di non rimanere chiusa in quel guscio che inevitabilmente chiudeva la maggior parte delle ragazze e delle donne del suo tempo
e ci è riuscita con grande determinazione e grande forza. Per me è uno dei messaggi, come ho detto, che oggi dobbiamo assolutamente raccogliere da Santa Caterina. Non è un caso che Santa Caterina, a oltre 6 secoli dalla morte, sia un riferimento per generazioni di fedeli, celebrata a Siena, che ne conserva gelosamente alcune spoglie, così come in Europa, che nel 1999 la eletta a sua patrona e oggi, a 25 anni da questa nomina, la ricorda. Ci lascia un messaggio cioè che è sempre possibile andare oltre, con decisione, forza, guardando a un obiettivo e cercando di perseguirlo, portarlo avanti fino in fondo, costi quel che costi. Un omaggio guidato dal cardinale Augusto Paolo Iudice, che nell'omelia non ha mancato di menzionare le criticità internazionali. I vescovi toscani, che ieri si sono riuniti a Siena, si dovrebbero recare in Terra Santa per una missione di pace tra poche settimane, a patto che la situazione lo permetta. Se è possibile andare e vivere questo messaggio di pace, soprattutto di riconciliazione e di vicinanza alle comunità cristiane, tanta parte di quel territorio, lo faremo, insomma, l'intenzione nostra, questo era, ieri volevo un po' sentire le opinioni di tutti, e l'intenzione nostra c'è, ma è chiaramente... Ho la sensazione che fino all'ultimo giorno non avremo la certezza di questo. Ha preso il via oggi il nuovo sistema delle patente a punti per le imprese che operano nel settore edile. Le aziende dovranno subito assolvere una serie di adempimenti per essere pronte per le novità. Chi sbaglierà perderà punti, come avviene per la patente. L'obiettivo del governo attraverso questo provvedimento è quello di aumentare la sicurezza sul lavoro. Gennaro Groppa. Da oggi è entrata in vigore la patente a punti per le imprese che operano nel settore edile. Una novità annunciata da tempo, introdotta da un decreto legge del governo e alla quale le aziende dovranno adeguarsi. L'obiettivo è chiaro, la volontà dell'esecutivo nazionale è quello di assicurare maggiore sicurezza sul lavoro, oltre a combattere il lavoro nero e sommerso e a tracciare il numero e la gravità degli incidenti sul lavoro. Chi sbaglierà, come avviene per la patente di guida, perderà punti fino alla possibile sospensione dell'attività. Anche per il solo rilascio della patente a punti è richiesto il possesso di alcuni requisiti: l'iscrizione alla Camera di Commercio, avere adempiuto a quelli che sono gli obblighi formativi, il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, il possesso del documento di valutazione dei rischi, il possesso della certificazione di regolarità fiscale, l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Come al solito l'edilizia, per la natura e la complessità in cui è, che spesso appunto purtroppo, come dire, è causa di incidenti anche mortali, viene come dire omaggiata di un'ennesima novità che, come poi visto per altre cose, tipo anche il DURC, poi prima o poi diventerà e andrà per tutto il mondo produttivo. Però intanto si parte dall'edilizia, perché questo è un provvedimento che nasce post infortunio che c'è stato all'Esselunga a Firenze, che in qualche maniera ha ritenuto il governo di fare questa patente a punti. Speriamo che sia l'ulteriore norma affinché, come dico sempre sulla sicurezza, chi la fa non debba essere solamente fortunato perché non riceve la sanzione, ma debba essere premiato dal mercato. E con questo servizio si chiude il nostro telegiornale. Alle 20.45 lo speciale dedicato a Acli, che ha aperto a Siena la sua nuova sede, e poi alle 21 vedremo le riprese integrali da Piazza del Campo per la consegna del Masgalano alla Contrada della Torre e la consegna del premio Migliore Alfieri intitolato a Leonardo Fonsaroli questa sera alle 21. Rimanete quindi su Canale 3, io vi do appuntamento per le news domani a partire dalle 19. Vieni a trovarci nelle nostre 4 sedi tra Siena e Poggibonsi. Auto nuove, chilometri zero e usato garantito Spoticar.